È importante per il Paese, per tutti noi che siamo qua, parlamentari, Presidenti di Commissione, Ministro. Io vi ringrazio personalmente, è un momento importante e ho chiesto alla Commissione, all'ottava Commissione, Presidente Realacci, di sostenerci nella presentazione di questo rapporto che rappresenta un po' una sintesi simbolica anche di un indirizzo strategico che all'interno dell'ENSE ha trovato lo sviluppo nel passato ormai oltre 3 anni. Allora io taglierò corto, ringrazio tutti quanti, saluto i colleghi convenuti, saluto i non colleghi convenuti, saluto gli ex colleghi, guardo i pedologi presenti, guardo gli idraulici, i geologi, tutta la parte dell'Accademia che si comunque ha voluto essere presente, nonché i colleghi dei servizi. Questa iniziativa quindi si colloca all'interno di un percorso che ha sempre visto fondamentalmente un processo di monitoraggio, di valutazione, tipiche caratteristiche dell'ente di ispettivo e di controllo, ma alla fine di reporting, ovvero di ufficializzazione di quelle che sono le conoscenze in termini di dati e di informazioni relativamente a determinate materie. Non vado oltre, c'è un breve filmato di intervista in cui credo che sia fatta sintesi di quanto sono i punti salienti di una mia introduzione. Quindi lascio la parola al filmato, molto brevemente per guadagnare il tempo. Tempo assolutamente necessario perché evidentemente sarà scandito dai lavori parlamentari, sarà scandito dal fatto che c'è un presidente di uno Stato federale che si chiamano Stati Uniti d'America in arrivo sul paese. Insomma, tra oggi e domani sono 2 giornate piuttosto caotiche per tutti noi. Quindi prego di andare col filmato e grazie ancora di essere presenti tutti quanti. Emerge un nuovo volto del nostro paesaggio nazionale che ha perso ormai quasi 22.000 chilometri quadrati di risorsa ambientale, naturale e agricola. L'urbanizzazione diffusa copre aree sempre più vaste del nostro territorio, annullando la naturale distinzione tra città e campagna. Il territorio nazionale perso ha ceduto spazio a edifici, infrastrutture, parcheggi, piazzali, discariche. In questo senso si parla di consumo di suolo, intendendo la variazione da una copertura non artificiale a una copertura artificiale del suolo stesso. Molti fattori concorrono a questo fenomeno, sicuramente un modello sociale economico mutato, uno schema insediativo che cambia. Una dispersione delle nostre città che allargandosi tendono a svuotarsi nel loro interno. In qualche modo il suolo è stato perso, consumato, e questo suolo perso è un suolo che non avremo mai più, perché una volta che il suolo è stato coperto da asfalto, da cemento, è un suolo a cui occorreranno millenni per riprendere una sua funzione, anche in caso di intervento successivo. Un consumo di suolo che si concentra poi in alcune aree particolari del nostro paese, che sono quelle più importanti, quelle più fragili, sono le pianure, sono le aree costiere, dove questo suolo, questo cemento che avanza è in competizione con altri usi del suolo, ad esempio quello agricolo. Un processo che avanza con un tasso di crescita impressionante, parliamo di 8 metri quadri al secondo, 8 metri quadri che ogni secondo vengono ricoperti da questi materiali, vengono cementificati 70 ettari al giorno. Di fatto è un processo che sta andando avanti dal secondo dopoguerra ai giorni nostri e che non è legato ad una reale esigenza abitativa, una crescita demografica, perché la popolazione cresce molto meno di quanto cresca il consumo del suolo. Se negli anni 50 avevamo ogni abitante italiano aveva a disposizione circa 170 metri quadrati di suolo consumato, oggi questo valore è raddoppiato e quindi ogni abitante ha più del doppio di quanto aveva negli anni 50. Sono dei tassi che effettivamente lasciano intravedere qual è l'urgenza di intervenire su questa questione.
un suolo perso non avrà più quelle sue caratteristiche, quelle sue funzioni anche di supporto all'attività umana, alla produzione agricola e alimentare, alla produzione di materie prime, ai servizi ecosistemici che fornisce il suolo in termini di regolazione ad esempio dei cicli naturali, di riduzione, di mitigazione dei rischi di idrogeologici e così via. La densità media degli abitanti decresce, le città si vanno a svuotare, gli abitanti vanno a cercare case, abitazioni, servizi al di fuori delle città, con una frammentazione ulteriore del paesaggio che crea problemi sulla biodiversità, sulla qualità del nostro paesaggio rurale e naturale. Suolo centrale, una domanda che forse molti possono farsi relativamente all'attività di un ente così ampio, di un sistema così ampio come quello agenziale nazionale e per la protezione dell'ambiente, perché attorno al suolo in realtà la nostra vita si è sempre sviluppata da sempre, così come attorno alle acque. In realtà del suolo quello che noi guardiamo abitualmente è ciò che ci sta sopra, in realtà il suolo in tutte le sue funzioni regola ciò che ci sta sopra, molto sopra, a partire dall'atmosfera, sino a ciò che vediamo sul suolo, sino a ciò che immediatamente è sotto, sino a ciò che è profondamente lontano dalla superficie. Tutto questo interagisce nelle sue parti fisiche, nelle sue parti chimiche e soprattutto anche nel mondo biologico, in cui non ci siamo certamente solo noi, anzi questo mondo biologico che va a tutta la parte flora, la parte fauna, alle parti più piccole dei microrganismi che non vediamo assolutamente, in realtà ci dà un supporto alla nostra capacità di esistere sulla faccia della terra. E allora ISPRA si è posto il problema di declinare attorno al suolo non solo gli argomenti più noti, quelli dell'esposizione al rischio idrogeologico, all'esposizione al rischio idraulico, ma anche quelli meno noti, cioè come attraverso il suolo si inquinano le acque, come attraverso il suolo in realtà si dà supporto alla nostra capacità di alimentarci, come sul suolo si sviluppa in maniera impropria proprio il territorio. E allora sul territorio una delle parti più importanti è fondamentalmente capire quanto l'evoluzione del territorio consuma il suolo, nel senso consuma tra virgolette, lo consuma perché lo impermeabilizza, lo consuma perché lo occupa anche con infrastrutture importanti necessarie al paese, ma che devono essere messe nel bilancio complessivo di quello che è un patrimonio naturale e una capacità antropica dello sviluppo della società, che devono essere bilanciati tra di loro, non possono essere l'uno contro l'altro, ma il primo deve essere conservato dal secondo. Legato a questo ci sono degli effetti che noi molte volte critichiamo fortemente, contro cui ci scagliamo, però poi ci dimentichiamo, in qualche modo ogni tanto li facciamo anche noi, che sono quelli gli abusi. No, l'abuso dell'uso del suolo, così come l'abuso nella crescita urbanistica. E allora da questo punto di vista credo che assieme al consumo bisogna cominciare a passare agli abuso dell'uso del suolo. Il suolo, questo sconosciuto che in qualche modo noi abbiamo sempre usato, che come ho detto prima assieme alle acque ci hanno dato la possibilità di vivere su Gaia, che in realtà noi non sappiamo declinare tutte le sue sfaccettature. Questa è stata la linea di ISPRA nei passati 3 anni e continuerà a esserlo nei prossimi 3 anni. Il monitoraggio che fa ISPRA permette di avere un quadro continuo e aggiornato di questo fenomeno, con dati relativi a livello nazionale, regionale e sui principali comuni. Una base informativa necessaria per valutare il fenomeno, ma soprattutto per individuare quali sono le cause e quindi impostare poi le politiche di limitazione, mitigazione e di compensazione del processo dell'impermeabilizzazione del suolo, come ci suggerisce la Commissione europea, che ci chiede di arrivare a un consumo di suolo netto pari a zero entro il 2050.
Bene, ecco, credo che questa sia un'introduzione sintesi. Omaggio ai nostri relatori, al signor Ministro, al signor Presidente dell'ottava Commissione, il Presidente Marinello non può essere presente. Io prima di cedere loro la parola ricordo due cose. Qui vicino c'è un altro evento che sembra lontano, invece molto vicino, anche organizzato da una persona a me molto cara, che riguarda sostanzialmente professioni e lavori green, l'edilizia efficace e sostenibile per superare la crisi. Non è un argomento slegato, è un argomento strettamente connesso a questo. E sottolineo, signor Ministro, un altro punto della mia breve intervista. Io parlavo di questa superficie. Se ci pensiamo un attimo, è una superficie che è molto comune a noi, ci camminiamo sopra, molto più di quella del mare. Per andare sulla superficie del mare dobbiamo nuotare. In realtà questa superficie è abusata da una parte, la vediamo in termini di abuso regolare e irregolare, lecito e illecito, nell'esposizione ai rischi, nella non esposizione ai rischi, al di fuori di quello che è l'interesse collettivo per l'interesse individuale, ma oltretutto è una superficie che copre molti illeciti. E quando questi illeciti si sono nascosti sotto la superficie del suolo, sono molto più difficili da scoprire che quelli sotto la superficie del mare. Il suolo è molto meno penetrabile da osservazione di quanto lo è la superficie del mare. Sto pensando alla dinamica dello smaltimento illecito dei rifiuti, no? Che vede il sistema agenziale silenziosamente impegnato e non esplicitamente impegnato ma silenziosamente impegnato in un'impresa che non è facile tecnicamente. Sottolineo che se c'è un abuso nascosto nel suolo deve essere segnalato, perché se no andarla a trovare, la metodologia per ritrovare laddove un illecito è stato commesso è estremamente difficile. E siccome è una mia storia personale, mi sono scontrato molte volte con persone che dicevano è possibile fare questo, è possibile fare questo, e poi per riuscire a farlo in realtà sono passati decenni dal punto di vista scientifico e tecnico. Io dico sempre il percorso è quello di impegnarsi con tutti gli strumenti dello Stato dell'arte per riuscire a raggiungere l'obiettivo, ma esserne consapevole anche dei limiti e soprattutto dell'incertezza che consegue al risultato che noi otteniamo. Allora questo l'ho voluto segnalare perché in questo tondo, tutto tondo in cui non solo ISPRA ma il sistema agenziale nella sua completezza, così come vuole rappresentarsi ormai negli ultimi anni, è e si pone continuamente lo sviluppo degli strumenti per rispondere a dei servizi pubblici di pubblico interesse e di pubblica responsabilità. Una cosa è una risposta scientifica, una cosa è una risposta attraverso un servizio pubblico. Quindi passo a voi la parola, lascerei la parola al Presidente Realacci e quindi al signor Ministro. Parliamo da qui, no? Tanto no, anche io sarò breve, poi ascolto il Ministro fin dove è possibile. Credo che con gli altri colleghi dobbiamo a un certo punto salire per un voto, che credo sia anche un voto segreto, quindi ha una sua delicatezza, come si suol dire. No, io volevo ringraziare innanzitutto l'ISPRA per l'eccellente lavoro fatto, che qui sono vari colleghi della Commissione Ambiente e Territorio, che oltretutto ci aiuta anche tecnicamente in questo momento a individuare un punto delicato della legge che stiamo esaminando assieme alla Commissione Agricoltura sulla limitazione dell'uso del suolo agricolo. Poi è difficile fare delle barriere semplici, diciamo, fra suolo agricolo e suolo non agricolo, che è quello della certezza dei dati. Viene sottolineato anche qui nel rapporto, qui si ribadiscono i dati essenziali del consumo di territorio, gli 8 metri quadri al secondo, l'andamento differenziato nelle varie regioni, l'andamento nei decenni, però la verità è che nel momento in cui va a proporre una pianificazione più stringente, con tutte le difficoltà del caso, perché voi sapete che questa è una materia in cui fra Stato nazionale, regioni, insomma, c'è un problema non semplice di competenze da articolare. Uno dei problemi che ha davanti, ma questo riguarda il sistema agenziale in generale, è il fatto che i dati non sono certi. Abbiamo varie fonti e se l'ISPRA, adesso lo dico in termini un po' brutali,
Io per quello che vedo, per la discussione che c'è stata anche sulla legge, questo lavoro lo può fare o l'ISPRA o l'ISTAT, no? Per capire qual è il punto, diciamo, di affidabilità delle politiche pubbliche in materia. E l'ISPRA, benissimo, questo rapporto può essere una prenotazione, però bisogna che questi dati siano certi. Questo è un rapporto interessante, ma c'è, e lo dite anche voi, disomogeneità nelle fonti e disomogeneità anche nella capacità delle singole regioni di fornire dati che sono poi effettivamente affidabili. Il secondo punto è quello che diceva prima il presidente De Bernardinis. È un punto oggi molto importante. Noi stiamo parlando di una questione che ha, chiedo scusa, di una questione che ha una sua rilevanza oggettiva. Sappiamo che la tradizionale fragilità del nostro paese, mi è stato regalato adesso un libro di due geologi, Valdinucci e Menotti, che parlano a 50 anni dalla frana del Vajont di cosa è accaduto a loro. Quindi è tradizionale fragilità, una purtroppo storica incapacità di pianificare adeguatamente. Io ho scoperto solo di recente, il ministro forse lo sapeva già, che il monte Toc in dialetto significa monte che frana, no? Quello che ha prodotto la frana del Vajont, e nessun pastore avrebbe mai costruito una baita sulle pendici della montagna che è franata. Forse, diciamo, se uno avesse tenuto conto almeno delle conoscenze storiche, avremmo evitato quella tragedia. Ma sappiamo anche che questa tradizionale fragilità e incapacità di pianificare il nostro paese è oggi accentuata dall'intensificarsi dei fenomeni atmosferici, per cui una sbagliata pianificazione, che è evidente in quasi tutti i posti in cui abbiamo alluvioni e tragedie. Basta vedere le immagini di Olbia per capire che in molti di quei posti non bisognava costruire e che lì, come da altre parti, c'è un rischio a vivere in quelle zone, soprattutto se non si fanno le scelte giuste sia dal punto di vista della gestione dell'emergenza che dal punto di vista della pianificazione. Viene accentuata appunto dal mutare del clima, che propone eventi atmosferici più estremi. Ma questo elemento in passato è stato visto in contrasto con l'elemento d'economia. Cioè, chi avesse parlato 10 anni fa di consumo di territorio sarebbe stato visto come un nemico dell'edilizia, che è tradizionalmente un settore che produce molti posti di lavoro e molta economia. Bene, la finestra importante che abbiamo oggi è che oggi questo non è più vero. Oggi il grosso dell'edilizia è già un'edilizia legata al recupero e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, parliamo di oltre il 60%. Le misure più importanti per l'edilizia sono misure che incrociano le politiche ambientali, una misura che in particolar modo come Commissione abbiamo difeso e cercato di espandere il più possibile: il credito d'imposta nell'edilizia e il cosiddetto ecobonus hanno prodotto l'anno scorso, secondo i dati del CRESME e del Servizio Studi della Camera, 19 miliardi di euro di investimenti privati e oltre 280.000 posti di lavoro fra diretto e indotto. È stata di gran lunga la misura più efficace dal punto di vista occupazionale, e questo incontro che c'è oggi quasi in contemporanea dei sindacati con l'Ordine degli Architetti credo che di questo parlerà. Ma più ancora, siamo di fronte a una nuova generazione di politiche in cui l'elemento del contenimento dell'uso del territorio non è più un elemento ostile, ma un elemento di accompagnamento a una politica in cui la qualificazione dell'edilizia esistente, sotto dal punto di vista della sicurezza antisismica, del risparmio energetico, della qualità delle città, è un elemento chiave, perfino di valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. E una politica, una generazione di politiche che ci pone anche la necessità di guardare con altri occhi il mondo. Adesso lo dico al Ministro, noi abbiamo discusso tantissimo di IMU, l'IMU sulla casa, sulla prima casa nel 2012 valeva 235 euro in media, fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da 1500 euro. Dimezzare questa bolletta è molto più importante dell'IMU, e dimezzandola si riduce l'inquinamento, si riducono i consumi di energia e si produce tanto lavoro. Il complesso, diciamo, dei consumi energetici delle nostre abitazioni vale circa 45 miliardi di euro, più di 10 volte la manovra dell'IMU. Cosa è più importante per il Paese? E aggiungo, e qui vorrei che il Ministero dell'Ambiente giocasse un ruolo più di coordinamento forte, che nei fondi strutturali europei, il QCS 2014-2020, c'è la mobilitazione di circa 20 miliardi di euro
10 per le strategie di adattamento e 10 per le strategie di mitigazione. Voi sapete che adattamento significa sostanzialmente gestione del territorio, e quindi parliamo di nuovo delle cose che sono oggetto di questo rapporto. Mitigazione significa riduzione innanzitutto dei consumi energetici, e questo di nuovo ha molto a che fare con una nuova edilizia. Quindi c'è una generazione di politiche che sono anche le più efficaci per produrre lavoro e per contrastare la crisi, che accompagnano il tema di questo rapporto, che oggi non è solo un dover essere, per così dire, non è solo un atto di bontà, ma è un atto di intelligente pianificazione di un paese orgoglioso che scommette sul futuro. Su questo, un ultimo punto, è molto importante il ruolo delle agenzie e dei controlli. C'è una discussione, c'è una legge in discussione alla Camera, a partire dalla commissione che presiedo, ma qui ci sono, ripeto, tanti colleghi di questa commissione. Bisogna sapere che la semplificazione necessaria in Italia è credibile solo se c'è un sistema autorevole e trasparente di controlli. Chi parla di semplificazioni senza un sistema autorevole e trasparente di controlli porta il Paese su una strada sbagliata, perché poi le scelte non si fanno bene, i cittadini non si fidano e tutto si impantana. Allora, il ragionamento della semplificazione, che vale per tante cose, insomma, con il Ministro abbiamo avuto modo di discutere più volte e credo che ci toccherà farlo ancora della vicenda Sistri, per gli errori che sono stati fatti in quella vicenda, ma tanti sono i casi in cui abbiamo norme ridondanti che non servono a tutelare né l'ambiente né la salute dei cittadini, ma se non c'è un sistema di agenzie territoriali e nazionali che abbiano la forza di essere il punto di riferimento per politiche efficaci, la cosa non va avanti. Qui l'ISPRA deve giocare un ruolo ancora più forte di quello che gioca adesso e deve essere ancora di più agenzia al servizio del Paese, di tutte le politiche del Paese, di quanto finora non lo sia stata. Su questo c'è un impegno del Parlamento, siamo sicuri che non mancherà l'impegno del Governo. Grazie Presidente. Solo prima di cedere la parola, signor Ministro, solo un accenno, Presidente. Senz'altro noi non siamo e non ci sentiamo in competizione con gli altri fratelli, anzi il nostro ruolo è quello di dare una mano, di integrarci tra tutti noi. Quindi io ringrazio l'Istat stesso che ha contribuito a questo, così come la GEA, l'ultimo dei cugini in qualche modo, con i quali molti di questi dati vengono raggiunti e messi insieme. Rivendico soltanto un fatto che secondo me è importante rispetto a quello che è stato detto, che è che quando si parla di consumo di suolo si passa attraverso il suolo e in qualche modo noi cerchiamo di declinare questo tenendo conto anche di quello che è stato detto, cioè del ruolo del suolo complessivamente, come questo si ribalta ad esempio sull'attività agricola e quindi dei pesticidi e quindi dei nitrati o sulla biodiversità, che corrispondono a tanti altri reporting che in qualche modo danno una conoscenza complessiva del Paese. Questo è il nostro ruolo, cioè introdurre sul dato anche il processo del fenomeno. Credo che questo sia il ruolo tipico di noi come sistema della conoscenza. E quindi rivendichiamo questo, certamente rivendichiamo il fatto che ognuno giochi il suo ruolo e che questo ruolo concorra a dare più forza, come è stato detto, al Paese stesso nella possibilità di fare scelte, a sostenere il giudizio e giudicare tale scelta. L'anno scorso in quest'Aula abbiamo presentato linee guida per la mitigazione del rischio idrogeologico in zona rurale, proprio per toglierlo sostanzialmente dal solito terreno e vederlo su un altro. Io credo che questo sia l'impegno fondamentale. Sottolineo che non esistono controlli o attività di controllo o attività ispettiva senza una profonda conoscenza dei processi. Non è semplicemente verificare il superamento o il non superamento di una soglia, non è semplicemente il verificare la coerenza con un quadro progettuale, ma è anche capire il perché esiste un'anomalia, il capire il dato che abbiamo in mano, che cosa significa, per offrirla a voi per fare le scelte, non per fare noi le scelte, per dare a voi la possibilità di governare adeguatamente. Mi inserisco in questo così per arricchire. Signor Ministro, a lei la parola. Grazie a tutti. Io prima di tutto volevo sottolineare l'importanza e ringraziare anche il Presidente De Bernardinis, il Direttore della Porta e tutti coloro che dell'ISPRA hanno lavorato su questo rapporto per lo strumento importante che voi ci date oggi. Io ho sempre paura di questi rapporti,
perché la mia preoccupazione è che ci ritroviamo oggi a dire è bellissimo, tutti lo commentiamo in maniera favorevole, poi dal giorno dopo nessuno si ricorda più del contenuto di questo rapporto. Io non vorrei, lo dico all'ISPRA, lo dico alle commissioni e lo dico anche a me stesso, che questo rapporto facesse quella fine, perché sarebbe un peccato non per l'ISPRA o per il Ministero o per il Parlamento, ma per il Paese, perché in questo rapporto ci sono dati che sono essenziali per lo sviluppo ambientale del Paese. Proverò a dare qualche azione dove possiamo utilizzare il rapporto e dove ci può essere utile questo rapporto come strumento di lavoro. Prima di tutto, lo dico al Parlamento, io reputo che sarebbe opportuno che si arrivasse nel più breve tempo possibile all'approvazione del disegno di legge sulla tutela del suolo, perché questo è un passo importante e penso che questo rapporto nella fase finale di approvazione di quel disegno di legge possa essere uno strumento per migliorare ulteriormente quel disegno di legge. Io vorrei che questo processo fosse concluso, e questo è il secondo tema, prima dell'inizio del semestre europeo. Noi avremo una grande occasione, che è la presidenza del semestre europeo negli ultimi 6 mesi dell'anno. Se noi arrivassimo in quel momento con una legge sulla tutela del suolo già approvata dal Parlamento, noi potremmo spendere quella legge in sede europea. Guardate, nel primo Consiglio dei Ministri uno dei temi più discussi, perché non c'è la convergenza dei vari paesi, è stato proprio quello della difesa del suolo. Su quello si fa fatica a trovare una convergenza fra tutti i paesi europei. Allora sarebbe importante per il nostro paese arrivare in quella sede con una legge già completa su questo argomento, perché potrebbe essere di esempio agli altri, e su questa legge provare a trovare, sarà una questione molto difficile, ma almeno incominciare una discussione all'interno dell'Europa sulle basi del nostro disegno, del nostro progetto di legge. Credo che noi dobbiamo, che noi, in questo caso il Ministero, debba cogliere con interesse quanto diceva il Presidente De Bernardinis adesso. I dati, provo a sintetizzare, non possono essere fini a se stessi se non c'è poi un'analisi di provenienza di quel dato e delle azioni che su quel dato si possono costruire. Il direttore De Bernardinis è stato elegante, ma ci ha riportato con la mente immediatamente al problema della terra dei fuochi. Io domani sarò in Campania perché voglio andare di persona in quella zona in una delle mie prime uscite, proprio per sottolineare la presenza del governo nella risoluzione di quel problema, e io credo che l'ISPRA sarà un elemento importante per fare tutte le analisi sul territorio che sono determinanti per capire fino in fondo il problema che abbiamo davanti. Colgo anche un altro aspetto che diceva il Presidente Realacci, quello dei fondi europei. È chiaro che se noi vogliamo investire nella tutela del territorio, penso soprattutto al dissesto idrogeologico, noi dobbiamo mettere il dissesto idrogeologico, la prevenzione del territorio, che passa attraverso anche e soprattutto la tutela del consumo del suolo, la dobbiamo mettere come uno dei punti prioritari nella gestione dei fondi europei. Dobbiamo operare, e questo lavoro ci aiuta molto e deve essere anche uno dei punti di partenza, nell'inversione, lo ricordava prima Ermete, nell'inversione dell'idea che fra i cittadini c'è dell'ambiente. L'ambiente, lo dobbiamo affermarlo con forza, è uno strumento essenziale per la crescita e l'occupazione del nostro paese. Io credo che questo sia il messaggio principale che noi dobbiamo far passare fra i cittadini, e lo dobbiamo fare con azioni concrete, lo dobbiamo fare promuovendo ad esempio dei grandi progetti di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico,
e in questo incominceremo fra qualche tempo proprio dalle scuole e continueremo su tutti gli altri edifici pubblici, facendo capire che riqualificando quegli edifici pubblici noi miglioriamo l'ambiente, sviluppiamo la crescita e sviluppiamo l'occupazione. Perché quando si parla di riqualificazione energetica, molti sono abituati a pensare alle grandi aziende, no, che operano. No, la riqualificazione energetica di una scuola presuppone che ci sia un elettricista o un carpentiere del luogo, del territorio, che vada in quella scuola a fare quella tipologia di lavoro. E noi, se oggi dobbiamo aiutare qualcuno, sono proprio quelli, sono i piccolissimi imprenditori che stanno sul territorio, che oggi hanno bisogno più che mai di quel lavoro, e che se noi gli diamo lavoro, loro assumono gente, quindi sviluppano l'occupazione. Allora miglioriamo l'ambiente, diamo uno strumento buonissimo per la crescita e la tenuta economica di queste piccole aziende e facciamo assumere dei giovani. Allora è questo concetto che dobbiamo far capire e far passare nell'opinione pubblica. Permettetemi di chiudere con un invito che sarà anche uno dei punti principali del mio ministero. Io credo che se noi vogliamo davvero avere un paese dal punto di vista ambientale migliore di quello che abbiamo oggi, dobbiamo fare una cosa importantissima, che deve essere la principale: trasmettere una cultura ambientale ai nostri ragazzi. Io credo che questo sia indispensabile. Io vorrei avere una generazione sì di nativi digitali, ma anche di nativi ambientali. Vorrei avere dei ragazzi che, meglio di quello che ha fatto la mia generazione, possano domani risparmiare le risorse naturali, risparmiare appunto il territorio e battersi per un ambiente più pulito. Se noi riusciremo a far passare questo concetto, questa cultura nei nostri ragazzi, gran parte dei problemi che sono contenuti in questo rapporto noi non ce l'avremo più. Lo so, è un investimento a lungo periodo, è un investimento molto ambizioso, ma credo che sia il momento di farlo.